Le banconote spagnole più rare di valore. I 100 peseta del 1925 rappresentano a sinistra il volto di Filippo II, re di Spagna, che ha regnato per 42 anni dal 1556. Poco più sotto è possibile intravedere il monastero dell'Escorial, sua residenza e dimora reale, oggi divenuto il Pantheon dei re di Spagna. Sul retro, la famosa sedia del re Filippo, costruite in granito e tagliate apposta per sedersi. Secondo la leggenda, in questo luogo il regnante poteva vedere a che punto era la costruzione della sua dimora. Infatti nel ritratto è possibile vedere in alto a sinistra il re con accanto un suo consigliere. Di fronte a lui, in piedi un cavaliere con la spada ed in basso, a destra, dei suoi sudditi soldati. Oggi, nonostante sia rara questa banconota del 1925, può valere circa 5 euro. I 100 peseta del 1970 rappresentano a destra il volto di Manuel de Falla, famoso compositore spagnolo degli anni 900. Sul centro la scritta 100 pesetas, ovvero 100 pesetas. Subito sotto la scritta dove è stata stampata la banconota, ovvero a Madrid, il 17 novembre del 1970. Sul retro una magnifica villa piena di fiori e piante. Ai lati il valore nominale della carta moneta, 100. Oggi una di queste banconote può valere circa 10 euro al pezzo. I 5 peseta del 1935 si presentano di color verde, con la scritta in alto Banco di Spagna. A sinistra raffigurano il volto di una donna con delle foglie di alloro sulla sua testa. Il suo volto sembra guardare in lontananza. In alto, ai lati, il numero 5, valore nominale della carta moneta. Sul retro c'è solo riportato il numerone, con subito sotto la scritta pesetas, e uno di questi pezzi oggi può valere circa 20 euro. I 500 peseta del 1979 raffigurano il volto di Rosalía de Castro, poetessa e scrittrice spagnola vissuta negli anni 800. È diventata famosa per le sue poesie nostalgiche, scritture malinconiche. A sinistra il numero 500 e subito accanto al valore nominale riportato in lettere. Sul retro la sua casa, oggi diventata un museo, in suo onore. Questa carta moneta oggi può valere fino a 40 euro. Questi 1000 peseta del 1979 rappresentano il volto dello scrittore e drammaturgo spagnolo degli anni 900, Benito Pérez Galdós. Il suo volto sembra guardare verso il basso, accanto alla sua testa a destra, il simbolo della nazione spagnola. Nel centro invece sotto la scritta Banco di Spagna e le firme dei funzionari e il governatore della banca. La scritta 1000 pesetas, ovvero 1000. Girandolo sul retro, troviamo un paesaggio che è situato nelle isole Canarie. Sotto infatti viene raffigurato l'arcipelago spagnolo, composto appunto dalle sue 7 isole, situate nell'Oceano Atlantico. Oggi una di queste banconote può raggiungere il valore di circa 50 euro.